L'urlo o il grido è una delle opere più celebri di tutta la contemporaneità. L'autore è Edvard Munch, un pittore norvegese che visse a cavallo tra gli 800 e il 900. Munch dipinse ben 4 versioni di questa celebre opera, delle quali 2 sono 2 versioni dipinte, rispettivamente una a olio e una a tempera, e poi vi sono anche 2 versioni a pastello. Una di queste versioni a pastello, è, insomma, se ne è parlato moltissimo negli ultimi anni perché è stata venduta nel 2012 a una cifra record a New York, ben 120 milioni di dollari. E riguardo la genesi di quest'opera, è lo stesso autore a lasciarci negli appunti dei suoi diari il racconto del fatto che gli ispirò appunto la genesi. L'autore infatti, mentre passeggiava vicino a un fiordo norvegese durante il tramonto, i colori di questo tramonto, che erano dei colori molto forti, in particolare i rossi, lo scossero talmente tanto che provò quasi un attacco di panico, e questi due amici continuarono però, nonostante lui provasse un terrore così persistente, i suoi due amici continuarono nell'indifferenza a passeggiare. Quindi siamo appunto davanti al racconto di un fatto autobiografico. Tuttavia, nonostante questo, il personaggio che vedete in primo piano, ossia questa creatura urlante che si porta le mani alle orecchie quasi come per ripararsi dal suo stesso urlo disumano, non è l'autore, ma bensì che cosa rappresenta? Vuole rappresentare l'incarnazione di tutta quanta l'umanità. Difatti, se osserviamo questa creatura, possiamo notare che non ha sesso, non si capisce se sia maschio o femmina, non ha età, non ha razza. Quindi cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare sicuramente ogni essere umano che è tormentato dall'angoscia e si libera appunto attraverso questo grido disumano. Quindi l'urlo di Munch possiamo sicuramente affermare che rifletta appieno l'espressione viva e tormentata dell'angoscia di ogni essere umano, e addirittura io credo che ognuno di voi, osservando quest'opera, abbia quasi la sensazione di riuscire a percepire questo urlo straziante di questa creatura che Munch rappresenta. E inoltre un altro punto importante è che la natura e i colori in quest'opera esistono, però esistono solamente a seconda della percezione interiore dell'essere umano. Quindi ad esempio il tramonto è rosso perché vuole rappresentare proprio una sensazione di terrore e di angoscia, e si riferisce proprio al sangue. E quindi diciamo che tutto in quest'opera fa riferimento alla perdita di equilibrio. Ad esempio guardate le linee che Munch insomma, rappresenta in quest'opera. Sono delle linee ondeggianti che a un certo punto sembra quasi che vengano risucchiate da un vortice. E infine un altro punto importante è che questa figura sembra ondeggiare. E sembra ondeggiare del resto anche il paesaggio e il cielo. E perché? Perché si vuole esprimere proprio la precarietà, l'instabilità dell'essere umano e anche l'inarrestabilità del destino. Infine, un ultimo punto importante riguarda proprio l'autore stesso. Difatti Munch può essere considerato in toto un precursore di una delle correnti più importanti dell'intera storia dell'arte, che è l'espressionismo, un'avanguardia artistica che si diffonderà nei primi del Novecento. Perché Munch è considerato un precursore di questa corrente? Perché i pittori facenti parte di questa corrente volevano esprimere nella loro pittura i moti dell'animo dall'interno verso l'esterno, diciamo un po' il contrario dell'impressionismo, che invece riflette nella tela i moti dell'esterno, per esempio dei paesaggi, delle ore del giorno. Ecco, quindi l'espressionismo, volendo esprimere proprio l'inquietudine e anche l'angoscia di ciascuno di noi, può essere sicuramente paragonato a Munch, il quale è un precursore proprio di una pittura dello stesso genere.